pomeriggio e appunto io non mi sono preparato nessuna slide, in parte è un esercizio che sto facendo anche con i miei studenti perché le slide sono sempre molto utili, però hanno anche un po' questo format che sta diventando. E diciamo che guidano un po' o meglio, guidano il contenuto. Diciamo, sono utilissime, soprattutto quando si presentano dei dati, ma anche un po' rigide. Ho poche riflessioni, ma qualcosa mi è venuto ascoltando l'intervento precedente e anche guardando la copertina del mio libro. Allora, e ringrazio di averla messa perché così almeno posso dirvi subito il punto. Io ho scritto questo libro che è una rassegna il più possibile divulgativa ma rigorosa dei contributi che le scienze sociali, in particolare l'economia, hanno dato negli ultimi decenni e negli ultimi anni soprattutto al tema, e qui lo dico, anzi, ti parto subito dalla frase che ho detto nel ritratto parlante, che è una frase banale ma che credo molto, cioè per parlare seriamente di felicità bisogna smetterla di parlare di felicità. E cerco di sostanziare. Allora, innanzitutto per darvi l'idea del potere che può avere un autore con l'editore, io avevo chiesto due cose al mio editore, che nel libro non avrebbe dovuto esserci nel titolo la parola felicità e che non ci doveva essere uno smile sulla copertina. Questo è il risultato. Però secondo me è utile alla riflessione che voglio fare, cioè il tema felicità è facilmente strumentalizzabile, anche in senso positivo, però è ovvio che è un tema, è una parola che può essere utilizzata e quasi sempre su una scala da 0 a 10 le persone vedono molto facilmente i numeri che vanno dal 6 al 10 e molto poco quelli che vanno dal 0 al 5. Qualche anno fa un premio Nobel per l'economia di diversi anni fa, di più di 15 anni fa, Daniel Kahneman, in una conferenza disse una frase che a me era sempre piaciuta molto, e lui è uno dei padri nelle scienze sociali dello studio della felicità, però disse: abbiamo parlato troppo di felicità, nel senso che poi uno perde di vista il fatto che se si parla di felicità stiamo inevitabilmente parlando della riduzione della sofferenza. Però questo secondo me è un tema molto importante perché è diventato un tema, quello della felicità, ovviamente un po' brandizzabile, scusate il brutto aggettivo, e quindi a mio avviso con il rischio che si perda di vista la complessità del tema e anche della sua misurazione. Tra l'altro, penso di conoscere abbastanza la letteratura delle scienze sociali sulla felicità, e una classica domanda che viene fatta a chiunque si occupa in economia di felicità: il denaro compra la felicità? Sì, insomma, devo dire perché tipicamente si rischia di perdere di vista quest'altro aspetto che può sembrare banale ma che è fondamentale, cioè il denaro serve come per comprare la felicità? Me ne assumo io stesso la responsabilità. Parlando di un progetto come il World Happiness Report, che ha una grandissima valenza scientifica, si usa la metafora, e l'ho usata io stesso, del fiore con tanti petali, di cui uno è il reddito e poi ce ne sono altri. Il World Happiness Report sottolinea come determinanti importanti la salute, la libertà, la percezione di corruzione, la generosità, e usa appunto reddito come petalo del fiore. Negli anni un pochino mi sto convincendo che in realtà il reddito è un gambo del fiore, c'è niente da fare, cioè è un elemento centrale. E quindi questo lo dico perché si rischia, quando si parla di felicità in economia, di sottovalutare l'importanza che ha il tema reddituale, e quindi lo dico anche un indicatore che sempre più è bistrattato, che è il prodotto interno lordo, che secondo me è comunque la più grande invenzione del XX secolo, è stata definita. Magari soffre per alcuni aspetti dell'economia digitale che non riescono a misurare la produzione di flussi, ma è ancora un indicatore estremamente valido nel dirci come sta una nazione da un punto di vista produttivo e anche da un punto di vista reddituale come sta una persona. Quindi appunto sto andando molto in critica degli stessi studi che ho fatto, ma perché a mio avviso c'è proprio un po' questo rischio di banalizzare troppo un tema che invece necessita e merita una grande complessità. Questa settimana nel numero dell'Economist
di questa settimana è stato citato uno studio abbastanza recente che è stato pubblicato da anche un ricercatore italiano, Proto, su Nature, Human speciale Human Behavior. Molto interessante perché si parla di felicità in economia, misurazione della felicità in economia più o meno, se vogliamo, dagli anni 70 del secolo scorso, quando in letteratura si parla del paradosso di Oesterlin, hanno cominciato a uscire i primi dati, diciamo così, sul benessere soggettivo. Quindi, perché molti di voi si potranno chiedere come si misura la felicità, se decidiamo di usare questa parola, tipicamente si chiede alle persone, a un campione rappresentativo di persone, quanto si ritengono felici in una in una scala da 0 a 10. Ora, ovviamente, questi dati ci sono dagli anni 70 e quindi ci sono un sacco di ricerche che adesso cominciano a parlare, che cominciano a offrire serie storiche importanti e robuste sul benessere soggettivo. È più difficile avere una prospettiva di lungo termine che vada molto più indietro. Il merito di questo studio è che, credo per la prima volta almeno di quelli che ho visto, ha provato a fare una cosa di questo tipo, però su una scala temporale molto più ampia, prendendo dati di 200 anni. E voi direte, come ha fatto a misurare la felicità su una scala temporale di 200 anni? Beh, in realtà, forse molti di voi lo conoscono, Google da diversi anni ha finanziato un progetto che credo si chiami Google Engrams, che sostanzialmente consiste nella digitalizzazione di libri cartacei che sono stati pubblicati a partire dal 1800 un po' in tutto il mondo. Quindi è un'opera veramente mastodontica di digitalizzazione di contenuto scritto su carta, che però è ormai reso utilizzabile per analisi. Quindi ci sono tutti questi dati, che tra l'altro sono liberamente scaricabili, che consentono di fare un'operazione che oggi tipicamente viene fatta da molte società di consulenza, la chiamiamola sentiment analysis, qui in senso più alto, però l'obiettivo è quello di costruire un indicatore di valenza emotiva che faccia utilizzo delle parole che sono state scritte nei libri per capire quanto quelle parole sono correlate a un certo livello di life satisfaction. Quindi cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno costruito questo valence index, un indice di valenza emotiva, di sentimento, e lo hanno correlato con l'andamento del PIL per alcuni paesi del mondo: la Germania, gli Stati Uniti, l'Italia e mi pare la Francia sono i quattro paesi utilizzati. E vengono fuori, almeno la cosa che mi ha colpito di più, a parte la forte correlazione di nuovo tra andamento del PIL e felicità misurata secondo questo indicatore, quindi comunque esiste anche su una prospettiva di lungo termine una correlazione positiva tra reddito e felicità, ma la cosa importante a proposito di quello da cui sono partito, cioè la unhappiness, i crolli di questo indice sono non a caso collegati ai momenti epocali delle due guerre mondiali, ci sono dei crolli anche per la guerra del Vietnam. La variabile che pesa di più su questo indicatore di valenza è il conflitto, quindi sostanzialmente la cosa che abbatte proprio il livello, diciamo così, di soddisfazione è il conflitto armato. E poi c'è un altro aspetto di questo paper che mi ha colpito, che i ricercatori poi dicono dovrebbe essere investigato con più attenzione, ma è interessante: l'indice di valenza emotiva sale in Germania in corrispondenza degli anni del governo nazista. E questo secondo me dice tanto rispetto alla difficoltà e alla pericolosità della strumentalizzazione del tema benessere soggettivo, perché una delle ipotesi è che comunque laddove la propaganda, soprattutto per la carta stampata e scritta, interviene, attenzione che l'indice non cattura più una sostanza, ma forse cattura una strumentalizzazione. E niente, io quindi volevo concludere con una cosa bella dicendo allora, per provare. Tanto tu un quarto d'ora ce l'hai ancora, giusto? Sì, ho proprio pochi minuti. Sì, tranquillo, poi non ti facciamo divorziare prima di sposarti. Per scusarmi, è una roba che odio tantissimo, andarmene via. Sposarti. Odio tantissimo andarmene via prima di aver sentito gli altri, ma ho veramente sei ampiamente giustificato urgenza. Però approfittando che poi anche Ermete a un certo punto dovrà andare, vorrei su questo un attimo rilanciare un pensiero secondo me non banale, no, di Luciano, che secondo me è stato anche un grande
errore che un po' tutti noi abbiamo fatto parlando di qualità, felicità, che peraltro è un ragionamento legittimo, perché poi come sempre non bisogna buttare via, no, il bambino con l'acqua sporca, però quello che tu adesso stai dicendo secondo me spiega tanto di quello che è avvenuto negli ultimi 2 anni nella politica dei più importanti paesi del mondo, cioè questo tema dell'aver sottovalutato non solo l'ingiustizia sociale, e va bene, ma anche questa correlazione tra la capacità di produrre un valore, no, e la capacità quindi legato a quanto ti venga riconosciuto il tuo lavoro, e poi invece tutti i sentimenti di rabbia, no? Anche in alcuni casi neanche di rabbia, ma di insoddisfazione, cioè dell'aver immaginato di aver avuto un'aspettativa, perché quello che poi discuteremo e che emerge chiaramente anche dal rapporto sulla felicità è che la felicità, una delle cose che possiamo dire anche sociologicamente, non misura il reale stato e la condizione di vita, ma misura l'aspettativa che hai rispetto a quello che tu immagini, no? Anche del futuro, che è il motivo per cui alcuni paesi che sono sicuramente meno legati al benessere del nostro, tutta la fascia dei paesi centroamericani, sono più felici di noi dal punto di vista delle aspettative che hanno. Ecco, allora su questo magari un pensiero, Ermete, prima che guarda, appunto i pensieri aprono dei rami di riflessione che sono estesissimi, cioè è la percezione soggettiva che conta tantissimo, e sicuramente è vero che più ne parli e meno sei felice. Ci vuole un po' di serendipity nel per ottenere la felicità, e spesso la felicità la ottieni quando tu lavori anche per gli altri, più che per ti concentri sulla tua felicità. Quello che dici tu è assolutamente vero. Qualche anno fa un politologo francese, Dominique Moisy, scrisse un libro che era La geopolitica delle emozioni, molto sfizioso, un po' troppo lungo secondo me, perché la prima parte già esauriva il concetto, però in cui sostanzialmente rivalutava le emozioni in politica e diceva che il mondo era diviso in 3 blocchi, un blocco, quello l'Occidente grosso modo, segnato dalla paura, un blocco l'Asia, però c'era soprattutto con Cina, diciamo Cina e India, segnato dalla speranza, e un blocco, il mondo islamico, segnato dal rancore, no? E insomma, in prima battuta ce l'hai. Adesso noi siamo sicuramente molto meglio di 2 miliardi, cioè proprio se ne saranno 200 milioni che saranno meglio di noi, non lo so, però di 2 miliardi di cinesi e di indiani, ma lì si sentono in ogni caso. Quindi c'è un problema complicato, c'è un problema che poi va a sfinire anche sulla violenza. Adesso io sono rimasto colpito, nella rete gira il video di un ragazzo che con grande violenza picchia un compagno gay, no? E quelli a fianco gira molto e quelli a fianco non reagiscono. Noi siamo anche un po' dissossati, nel senso che la carenza di valori di base, che sono valori, per me il coraggio e l'onore è un valore importante. Se tu perdi quello in relazione alla vita che vivi, è un po' complicato poi che tu riesci a costruirti un'ossatura. Io come suggestione che lascio, perché ripeto la cosa sarebbe molto, è che anche qui vorrei che noi riscoprissimo un po' alcune nostre radici. Io sono un patriota sostanzialmente, nel senso che e c'era una cosa di cui ero invidioso rispetto agli americani, cioè il fatto che loro quando fanno la dichiarazione di indipendenza, scrivono la dichiarazione di indipendenza, che poi è una mezza rivolta fiscale poi anche, nel senso che poi non volevo pagare la tassa su te, eccetera, ci mettono quel bellissimo riferimento scritto benissimo al diritto alla ricerca della felicità. Che è napoletano, lasciami dire. Bravissimo, esatto. Quando ho scoperto che quella cosa lì, che peraltro è scritta bene perché il diritto alla felicità è Pol Pot, nel senso devi essere felice, eccetera, è complicato. La ricerca della felicità è un'altra. E in realtà, come tu sai, ma non sa quasi nessuno, è invece originato dalla scuola dell'economia civile, Filangieri, Genovesi, eccetera, che siccome sono massoni, all'epoca i massoni si incrociavano molto con i movimenti diciamo patriottici, no? di redentisti, eccetera. C'erano legami con Franklin, che era massone, che stava scrivendo il manifesto, ed è Filangieri che dice a Franklin: ma se, visto che stai scrivendo, metteteci questa cosa, perché nella loro riflessione uno dei compiti dello Stato
era favorire la ricerca della felicità. Che no? È la ricerca della felicità, è ricerca, non è il diritto alla felicità, che è, appunto, che è una cosa molto diversa. Che riconsegna anche alle persone la loro responsabilità in questa cosa, perché l'obbligo della felicità, secondo me, è vicino allo sballo. Cioè, è come l'obbligo del divertimento. No, se tu devi per forza divertirti, poi alla fine ti droghi. Adesso lo dico in termini un po' crudi. Ci deve essere una fase in cui tu il divertimento non può essere figlio di un obbligo, deve essere la conseguenza di un insieme di azioni e di relazioni che non possono essere soltanto personali, sono anche sociali, comunitarie. Allora, grazie ad Ermete. Luciano, prima che tu vada via, il tuo libro non ha delle vere e proprie conclusioni, però magari una cosa, un consiglio, un'indicazione, io saprei cosa dire perché il libro l'ho letto, però mi piacerebbe che ce l'ha. No, ma non ha conclusioni perché, allora, non per tirare le mani indietro, ma non voleva nemmeno averne, nel senso era una ricognizione di un tema molto complesso, anzi forse la conclusione è proprio questa: attenzione a parlare di felicità e di misurazione della felicità in economia, perché poi quello che sostenevo e sostengo nel libro è che in realtà tutti gli economisti hanno in testa di migliorare con le proprie decisioni la vita delle persone, per cui ci possiamo mettere d'accordo su qual è il tema, però grosso modo credo che l'obiettivo di un economista sia quello di intervenire attraverso delle decisioni per il più possibile migliorare la vita delle persone. Quindi secondo me è un tema, quello del benessere, che comunque è un tema di rilevanza di tutta l'economia, appunto il motivo per cui poi c'è il capitolo dedicato al PIL, al reddito, e anche veramente per ridare slancio e valore al lavoro. Di il Nobel che è stato consegnato questa settimana, che è un Nobel a degli economisti sperimentali, anzi a una grandissima economista sperimentale, Esther Duflo, è un Nobel che anche sul tema povertà userei lo stesso ragionamento, cioè la grandezza di questo Nobel sta nell'aver forse spacchettato un mega obiettivo in micro obiettivi misurabili in modo robusto scientificamente, che è la cosa forse più scientifica che possa fare un ricercatore per poi ragionare sull'efficacia dei progetti. Questo è un po'... Vai, prendi il microfono. No, che... Poi vedo Carlo Alberto quindi no, poi gli passo la parola. No, hanno vinto il Nobel moglie e marito. Era successo pure con i Curie questa cosa, no? Che mia moglie e marito avevano vinto il Nobel. E io mi sono andato a cercare la storia di Maria per sinapsi, sono andato a cercarmi una storia di Marie Curie, che aveva detto una volta una battuta fantastica, una storia impressionante, una donna di un'intelligenza, aveva fatto la badante Marie Curie per mantenersi agli studi, emigra, cioè 10 volte il marito, per capirci. Difatti, questa era proprio veramente una battuta, a un certo punto gli fanno un'intervista e gli dicono: cosa si prova a vivere accanto a un genio? E lei risponde: non lo so, chiedetelo a mio marito. Direi proprio di sì, con questa battuta. Allora vi ringraziamo, salutiamo, se dovete andare entrambi, grazie. Grazie.